ascoltanti, sono sempre Victor Las, l'88, e questo è Best and Worst. E oggi voglio parlare di un film che io personalmente sto attendendo veramente, ma veramente tanto, ovvero Suburra di Stefano Sollima. O era Sollima? Ma è possibile che ad ogni Best and Worst c'è sempre un cognome che non riesco a pronunciare? Dirò Sollima e vado via più. Ad ogni modo, Suburra non sarà sicuramente l'uscita più attesa dell'anno, ma ci sono tante persone che sono curiose di vedere come sia. E come ho già detto, io faccio parte di questo gruppo. Per cui bando alle ciance, iniziamo subito con i Best. Il primo elemento di grande interesse circa questo Suburra è naturalmente il fatto che sia diretto da Stefano Sollima, figlio del grande Sergio, regista di serie di successo come Romanzo Criminale, Gomorra e anche di un film molto interessante come ACAB. Ormai Sollima sembra essersi concentrato sulla tematica del noir all'italiana contemporaneo, quindi con storie relative alla malavita e risvolti che portano sempre ad esplorare il marcio della società italiana, facendo sempre attenzione a costruire minuziosamente la psicologia dei suoi personaggi, il che non è da poco. Io personalmente ritengo Romanzo Criminale, la serie, nettamente superiore al film diretto qualche anno fa da Michele Placido. E finora questo regista, soprattutto nei suoi prodotti televisivi, è riuscito a mettere in gioco una regia non convenzionale che ha fatto di quelle serie che ha diretto dei piccoli cult. E le ha elevate dal mondo delle fiction italiane. Infatti io non riesco a pensare a Gomorra, Romanzo Criminale, come a delle fiction. Sono delle serie TV, come ci si riferisce alle serie americane. E questa è una precisazione doverosa, perché l'onore e il rispetto è una fiction, Gomorra è una serie. Credo sia inutile che spieghi la differenza tra le due cose. Altra cosa che fa ben sperare è il fatto che Suburra sia tratto dal libro omonimo scritto da Boni e De Cataldo. Quest'ultimo, tra l'altro, è l'autore del libro Romanzo Criminale, che ha ispirato prima il film e poi la serie. E tra i best ho voluto inserire le ambientazioni che, da quello che si è potuto vedere finora, sembrano essere molto inquietanti, interessanti, al momento che Suburra è un discorso sulla criminalità in Italia, ma anche su tutto quello che ne deriva, la corruzione, il male che dilaga, insomma è un discorso anche sulla società. Diciamo che con questi suoi prodotti Sollima ha creato una sorta di evoluzione isolata di quello che una volta veniva chiamato genere poliziottesco o poliziesco all'italiana. E in questa evoluzione dei suoi prodotti ha tolto completamente l'impronta internazionale, evitando di girare le sue serie e i suoi film in lingua inglese, ridoppiando poi tutto in italiano, come veniva fatto invece negli anni 70, quando quel filone imperversava. Per questo il tutto appare più vero, e anzi Sollima, tanto in Romanzo Criminale quanto in Gomorra, si è avvalso dell'uso del dialetto per rendere ancora più uno strano il tutto. Infine, l'ultimo best di cui voglio parlare è rappresentato dalla figura di Pierfrancesco Favino, attore che io adoro ed amato anche da Hollywood, dal momento che ha preso parte a diversi blockbuster statunitensi come ad esempio World War Z o prima ancora Angeli e Demoni di Ron Howard. Lo abbiamo già visto nel film Romanzo Criminale di Michele Placido, dove interpretava il Libano, e rivederlo in una pellicola molto simile a quello che si è capito mi solluccano non poco, anche perché lui secondo me sa muoversi molto bene in qualità di attore in atmosfere come questa. Peraltro è un attore estremamente completo, perché è capace di dare meglio di sé tanto quando parla in dizione, tanto quando utilizza il vernacolo, ed è aiutato anche da una presenza scenica non indifferente e da una voce caldissima. Quindi questi erano i best relativi a Suburra, ma passiamo alle note dolenti. Vai con i worst. Il primo worst riguarda una cosa che è venuta in mente a molte persone. Sì, perché Sollima, come ho detto prima, si sta concentrando su questa tipologia di serie TV e di film, e c'è il rischio che forse arrivi a strafare. La paura è che questo Suburra vada a ricordare un po' troppo Romanzo Criminale, oppure anche solo Gomorra, che insomma non costituisca qualcosa di originale o comunque interessante. Anche perché Romanzo Criminale e Gomorra funzionano come serie, dal momento che si ha molto più tempo per sviluppare la psicologia dei personaggi e anche i vari snodi della trama. Nel giro di solo un paio d'ore si rischia di non riuscire a essere così incisivi. Io personalmente ho paura che Sollima inizi a diventare un po' di maniera in quello che fa. Non vorrei che sfruttasse troppo questo tipo di tematica. Anche se bisogna ammettere che con Romanzo Criminale aveva fatto un ottimo lavoro, e avendo per le mani un'opera coscritta da quello stesso autore, potrebbe comunque tirar fuori qualcosa di ottimo. Tra l'altro, ho inserito questo punto nei worst perché già con
macabre, Sullivan aveva dimostrato che al cinema non è ficcante come lo è invece in TV, quindi spero che con Suburra vada a smentirmi. Ora, io non dico che Macabre non fosse un bel film, assolutamente no, però non era neanche questo gran capolavoro, aveva i suoi difetti e soffriva anche del fatto che Sullivan è più abituato a produzioni televisive e quindi ha qualche problema nella gestione del ritmo quando ha molto meno tempo per concentrare la narrazione. Ma un'altra nota dolente, almeno sulla carta, e questo è solo un mio pensiero, è la presenza in questo film di Claudio Amendola. Ammetto che in Noi la Giulia mi era piaciuto tantissimo, interpretava un personaggio comico dal grande potenziale, però in generale non è un attore a cui io do molta fiducia. Poi in un film di questo tipo non lo identifico moltissimo, sinceramente. Non mi sono informato esattamente di quale sia il suo ruolo, però non è, diciamo, un tipo di personaggio che di solito mi fa piacere vedere in un film. E so di non essere l'unico a pensarlo in questo modo, anche perché comunque come attore non è che sia tutto questo granché. Spero che invece si riscatti, che gli abbiano dato un ruolo che possa calzargli a pennello e non farlo sfigurare. Ma più che altro che non sia lui a far sfigurare il film, che magari poi è molto bello e viene rovinato da una performance non esattamente ottimale. Però vedremo, credo che Amendola sia uno di quegli attori che bisogna saper utilizzare all'interno di un film, quindi spero che Sollima abbia saputo dirigerlo nella maniera migliore possibile. In tutto questo non ho voluto considerare il fatto che Suburra sarà la prima serie italiana su Netflix che verrà prodotta nel 2016 e approderà sulla piattaforma nel nostro paese nel 2017 per passare alla Rai, e è interessante perché comunque sarà sempre per la regia di Stefano Sollima. È un esperimento niente male, l'avevano già fatto con Romanzo Criminale, solo che in quel caso il film era diretto da Placido e la serie da Sollima. Qua invece vogliono mettere alla prova le abilità di Sollima come regista cinematografico e televisivo, quindi credo che sia una cosa interessante. Non l'ho messo né best né worst perché è una cosa che secondo me ai fini delle aspettative che si devono avere per il film è abbastanza rilevante. Come esperimento in sé invece a mio parere è tantissima roba. Netflix ancora non è sbarcato ufficialmente nel nostro paese e già inizia con queste strategie che sono effettivamente molto interessanti, quindi adesso sono curioso di vedere la serie nonostante manchino ancora 2 anni. Quindi questi erano i best e worst relativi a Suburra. Fatemi sapere in un commento qui sotto che cosa ne pensate, quello che ho detto, se siete d'accordo, se non siete d'accordo, e se avete qualche altro best o worst che secondo voi erano inserito da proporre, quindi fatemelo sapere nei commenti. Io come al solito vi abbraccio tantissimo, grazie per avermi seguito fin qui, io spero troppo, noi ci vediamo al prossimo video.